Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Questa mattina la Questura di Siracusa ha presentato il proprio bilancio, gli indicatori delle loro attività. Si registra una contrazione dei delitti scoperti, invariate le rapine e le estorsioni, ma c'è però da registrare un calo per quanto riguarda i reati legati alle sostanze stupefacenti. Sono in netto calo i delitti scoperti e denunciati in provincia di Siracusa nel 2005. L'andamento del fenomeno criminale nella provincia di Siracusa infatti ha evidenziato una significativa contrazione dei delitti denunciati da tutte le forze di polizia, passati a 15.599, cioè un meno 7,5%. Nel dettaglio, per i reati contro la persona, quindi sono in netto calo il numero degli omicidi volontari, sono 3 registrati nel corso dell'anno, contro i 5 del 2014. Anche i delitti che costituiscono gli indicatori di disagio sociale, come i reati predatori, risultano in calo, e i furti in genere sono passati al meno 7,4%. Si è registrato un aumento del numero dei furti con strappo, quindi gli scippi, e quelli con destrezza. In calo invece i furti in abitazione e in aumento i furti in esercizi commerciali, 411 nel 2015. Il numero delle rapine è rimasto sostanzialmente in variato, sono 160, e in particolare invariato è rimasto il numero delle rapine in banca, 12, in diminuite invece quelle ai danni degli uffici postali, soltanto 2 rispetto ai 6 del 2014, le rapine in abitazione 25 su 23 e quelle ai passanti sono 44. Anche il numero delle estorsioni denunciate a tutte le forze di polizia è rimasto stabile, 110 nel 2015 contro le 106 del 2014, una rilevante parte di queste sono rimaste allo stadio del tentativo a seguito della denuncia delle vittime, quasi sempre di sesso maschile, che tramite video chat erano state indotte a compiere atti sessuali da avvenenti donne che successivamente avevano tentato di estorcere loro denaro con la minaccia alla diffusione delle immagini su internet. I danneggiamenti seguiti da incendio sono passati a 211 e ancora in calo i reati inerenti alle sostanze stupefacenti, 268. La sola Polizia di Stato e la provincia di Siracusa nel 2015 ha tratto in arresto 273 persone per reati di vario genere, a fronte delle 269 del 2014, quindi un più 1,4%. Sono state emesse al questore 53 avvisi orali e 49 divieti di ritorno. Per quanto riguarda gli indicatori di ordine pubblico, il fenomeno dell'immigrazione irregolare ha fatto registrare 109 sbarchi nel totale 2015 per 22.908 persone immigrate che sono arrivati nella nostra provincia, in particolare ad Augusta. Di questi numeri ne abbiamo parlato col questore di Siracusa, Mario Caggeggi, che ha anche raccontato in che modo le forze di polizia abbiano però operato nel campo del sociale. Il questore di Siracusa questa mattina ha tracciato il percorso dell'operato della questura sul territorio nel 2015. Al di là dei numeri che conteggiano una contrazione dei delitti denunciati e il numero pressoché invariato delle rapine, il rendiconto è stata l'occasione anche per raccontare di interventi a tutela delle fasce più a rischio, anziani, giovani e attività commerciali spesso vittime del racket delle estorsioni. E noi ci giochiamo, se non tutto, quasi tutto sulla prevenzione. Perché la prevenzione, voi lo sapete, evitare che le cose accadano fa vivere meglio la gente, perché nel momento in cui accade crea allarme, anche se le risposte sia nostre, sia dei carabinieri, sia della finanza, grazie al pronto intervento della magistratura, sono state sempre, non dico immediate, ma quasi. Il mondo giovanile, il cui teatro principalmente è quello della scuola, ha ricevuto una particolare attenzione da parte delle forze di polizia. Questo è il nostro motto, cercare sempre di fare e di non fare accadere le cose. Non a caso avete visto qua degli attori che collaborano continuamente, ve lo dico sinceramente perché ci credo, continuamente con i nostri funzionari affinché non accadano le cose che voi non registrate. Anche sui servizi di ordine pubblico, se non accade il blocco o le cose, voi non lo registrate, ma a monte ci sta un lavoro, credetemi, e non ultimo anche sul fatto adesso della prevenzione terroristica, della prevenzione con l'immigrazione. Questa è stata una scelta, poiché noi non possiamo cercarle soltanto durante l'anno, quando noi diciamo condividiamo con loro alcune scelte. Vogliamo che alla fine, se c'è stato un risultato, voi
chiaramente vi rendiate conto che il risultato concretamente non è frutto soltanto del nostro lavoro, perché noi da soli non andiamo in nessun posto, oltre che è frutto anche della collaborazione con questi attori che avete visto oggi qua e con le altre forze dell'ordine sicuramente. La questione ferroviaria a Siracusa tiene banco da un po' per il pericolo di dismissioni di alcuni tratti per quanto riguarda ad esempio i Pantanelli, però è stato firmato, e questa è la buona notizia, il contratto di servizio per il rilancio ferroviario. Firmato il primo contratto di servizio tra la Regione Siciliana e Trenitalia, realizzato in un'ottica di integrazione dei trasporti tra ferro e gomma. Avrà durata biennale per un valore complessivo di 223 milioni ed è propedeutico al contratto decennale 2017-2026. La Regione Siciliana corrisponderà a Trenitalia corrispettivi per 111 milioni e mezzo di euro all'anno. L'intesa prevede anche investimenti pari a 190 milioni di euro per l'acquisto di nuovi treni, in 40 milioni in autofinanziamento da parte di Trenitalia e due tranche di 50 e 100 milioni di euro della Regione. La necessità di avere un piano regionale su trasporti e mobilità, dichiara Vera Uccello, segretario generale FILT CGL di Siracusa, è necessario per accedere ai progetti sulle infrastrutture, ai fondi europei e per non perdere le opportunità di sviluppo. Il sindacato rivendica e propone interventi sul trasporto e sulla linea ferroviaria che riguardano Siracusa. Il raddoppio del binario per il tratto Bicocca-Targia, ancora da completare, che consentirebbe il risparmio di percorrenza per il collegamento Siracusa-Catania. E ancora il rilancio dello scalo Pantanelli e di collegamenti con il porto di Augusta in vista dell'assegnazione della Port Authority e con l'aeroporto di Fontana Rossa. Condotta agraria per i comuni di Pachino e Portopalo, pare vi fossero dei problemi e adesso c'è un'iniziativa che per arrivare a mantenere aperte le sedi. La soluzione per mantenere aperta la sede della ex condotta agraria dei comuni di Pachino e Portopalo potrebbe essere trovata insieme a quella delle altre sedi siciliane e degli altri comuni dove sono emerse incongruenze in seguito all'accorpamento previsto dall'assessorato regionale dell'agricoltura. Ad affermarlo il presidente della Commissione Bilancio e Programmazione all'Assemblea regionale siciliana Vincenzo Vinciullo, il quale ribadisce che verrà trovata una soluzione unitaria che tenga conto soprattutto del numero delle utenze che le varie condotte agrarie hanno avuto negli ultimi anni, dando il giusto peso al numero di pratiche esaminate e ai costi di gestione delle sedi prese in affitto o date in uso gratuito dai comuni, nel rispetto di un quadro oggettivo che non esclude la possibilità che una condotta agraria possa essere delocalizzata su due sedi. Ciò significa che la condotta agraria della zona sud della provincia di Siracusa potrebbe essere suddivisa in due sedi, una a Pachino-Portopalo e l'altra a Noto, con un unico funzionario che dirigerà le due sedi. Il provvedimento, quindi, a detta del deputato regionale, sarà generale e non particolare, perché gli agricoltori della zona sud della provincia di Siracusa hanno il diritto di essere trattati allo stesso modo di come verranno trattati tutti gli altri agricoltori della Sicilia. Questa è la prima parte del nostro telegiornale, c'è la pubblicità per qualche minuto, ci vediamo tra poco. Entra nel mondo Gemar. Questa settimana in offerta mozzarella Latterie Riunite 49 centesimi, yogurt Parmalat 2 vasetti 55 centesimi, Sicanino Zappalà 260 grammi 1,59 euro, caffè Segafredo 250 grammi per 4 4,99 euro, latte Sole 65 centesimi, Biopresto 80 misurini 6,74 euro, ammorbidente Vernel 99 centesimi. Cerca il punto vendita più vicino a te. Supermercati Gemar. Nel punto vendita di via Garrone, sconti del 50% sul reparto abbigliamento. Fermati nei bar dove vedi questo marchio. Scopri il segreto dell'aroma Tropical Caffè.
La tua auto ti lascia in panne? Puoi contare sempre su di noi. Road Assistance, soccorso stradale attivo 24 ore su 24. Riparazioni veloci, dalla carrozzeria alle gomme. Interventi meccanici ed elettrici. Sostituzione, riparazione e oscuramento cristalli. Ripristino, ricostruzione e restauro interni auto. Road Assistance, esperienza, tempestività, dinamismo, preparazione professionale, le migliori garanzie per i nostri clienti. A Siracusa in via Palude Lisimelia 1. Road Assistance, la soluzione migliore per la tua auto. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale. Ieri una giornata particolare per ricordare il giovane Stefano Pulvirenti, ricorderete il 20 novembre scorso, morto dopo una lunga agonia a seguito di un incidente stradale. Ieri è stato ricordato così. Un lungo e silenzioso corteo si è snodato ieri sera per quelle centinaia di metri che separano la chiesa di Santa Rita al viale Paolo Orsi, un corteo con il quale gli amici hanno voluto ricordare Stefano Pulvirenti, il 17enne siracusano studente del liceo scientifico Einaudi, deceduto il 20 novembre scorso dopo quasi un mese di agonia a causa delle gravi lesioni riportate nell'incidente di moto in cui è stato coinvolto. Il corteo è stato preceduto dalla funzione religiosa celebrata da Monsignor Giuseppe Sudano, alla presenza di tante persone, soprattutto ragazzi che hanno voluto essere presenti in questo momento di ricordo per essere vicini allo sconforto dei genitori. A due mesi esatti dalla scomparsa di Stefano, il pensiero va a quel ragazzo la cui vita è stata stroncata dalla fatale collisione avvenuta la mattina del 29 ottobre scorso lungo il viale Paolo Orsi. Subito dopo la funzione religiosa, gli amici di Stefano hanno esposto uno striscione in cui si evidenzia come egli sia la loro luce. Sullo striscione è stata riprodotta un'ancora, simbolo del mare, quel mare di cui Stefano era un profondo appassionato. Momenti di commozione si sono avuti nell'attraversare via Basento, dove Stefano viveva, verso cui quella maledetta mattina era diretto, e mancava proprio una manciata di metri per arrivarci. Quando giunto all'altezza dell'incrocio con via Agnello è accaduto l'irreparabile. Sul luogo dell'incidente il corteo si è fermato raccogliendosi in preghiera, mentre sullo sfondo fa capolino la foto di Stefano impressa nello striscione che i suoi amici hanno affisso lungo la ringhiera della strada. Fin qui la cronaca di una serata all'insegna della memoria e del ricordo di un ragazzo la cui vita si è consumata troppo in fretta, lasciando un gran vuoto ai genitori e il disappunto a tutti coloro che lo hanno conosciuto. Torniamo a parlare del caso Quattrocchi, ricorderete quella donna, quella tredicenne travolta da un'automobile, adesso è per questo a giudizio un augustano. È stato rinviato a giudizio Angelo Spinali, il ventenne augustano che il 14 settembre 2013 alla guida di una Fiat Punto ha travolto e ucciso la tredicenne Claudia Quattrocchi mentre stava attraversando a piedi sulle strisce pedonali, non fermandosi dopo l'impatto per prestarle soccorso ma costituendosi a distanza di ore presso la caserma dei carabinieri di Augusta. Il decreto che dispone il giudizio è stato emesso dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Siracusa Giuseppe Trippi a carico di Angelo Spinali, il quale ha affidato la propria difesa all'avvocato Salvatore Terrone. Processo si sono costituiti parte civile e familiari della vittima con il patrocinio dell'avvocato Domenico Musicco. Nel corso dell'udienza il pubblico ministero Antonio Nicastro ha insistito perché il giudice disponesse il rinvio a giudizio. La difesa invece ha riproposto la richiesta di accesso al rito alternativo del patteggiamento. Spinali ha consegnato al giudice un documento con il quale sostanzialmente ha ammesso le proprie responsabilità in ordine all'incidente stradale, rigettando invece l'accusa di essersi messo alla guida della propria vettura in stato di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze psicotrope. La difesa dell'imputato ha contestato la decisione della Procura di Siracusa di aggravare la contestazione sostenendo che quando il giovane fu sottoposto al test non sarebbe emersa alcuna irregolarità. Soltanto ad una successiva analisi di laboratorio è emerso un valore più alto rispetto al normale, un dato che convinse il titolare dell'inchiesta a riformulare il capo d'imputazione. Al cospetto del giudice per le indagini preliminari c'è la storia di una vita spezzata prematuramente in maniera tragica. Claudia era un'adolescente con una grande volontà
voglia di vivere. Quella sera del 14 settembre di quasi 3 anni fa era uscita con l'amica del cuore. Entrambe stavano attraversando Corso Sicilia sulle strisce pedonali all'altezza di via Buozzi nei pressi del Palaionio, mentre sull'ampia carreggiata del lungo rettilineo stava transitando una Fiat Punto con a bordo 3 ragazzi. L'impatto è stato violento e ad avere la peggio è stata proprio Claudia, travolta dal mezzo, che ha proseguito la sua corsa non fermandosi a soccorrere la malcapitata che era rimasta sull'asfalto priva di conoscenza. La ragazza è stata poi soccorsa e trasportata all'ospedale Muscatello, dove però i sanitari non sono riusciti a strapparla alla morte. Da quel momento è scattata una vera e propria caccia alla vettura. Dopo qualche ora il conducente si è costituito presso la caserma dei carabinieri, dicendo di non essersi fermato perché in preda al panico. Ancora di cronaca parliamo, andiamo ad Avola per l'omicidio Liotta. Ricordereste adesso per l'imputato Domenico Loreto è stata chiesta la condanna a 4 anni di reclusione. Vediamo perché. Avrebbe modificato e poi consegnato la pistola con la quale Claudio Caruso, il 33enne avolese, avrebbe assassinato l'autotrasportatore avolese Mario Liotta, ucciso l'8 novembre 2013, e il cui cadavere è stato rinvenuto in un involucro di cellofan nelle campagne non lontane dal centro abitato di Avola. Per il pubblico ministero Magda Guarnaccia non vi sarebbe alcun dubbio sulle responsabilità dell'imputato Domenico Loreto, 48enne di Avola, a carico del quale ha chiesto la condanna a 4 anni di reclusione. La requisitoria del relativo processo che si sta celebrando con il rito abbreviato si è tenuto ieri mattina dinanzi al giudice per le udienze preliminari del tribunale Carmen Scapellato. L'imputato, che ha affidato la propria difesa all'avvocato Natale Vaccarisi, era stato arrestato dai carabinieri nel marzo dello scorso anno. Le indagini portate a termine dal nucleo operativo radiomobile della compagnia carabinieri di Noto hanno preso avvio a seguito della scoperta del cadavere di Liotta, semicarbonizzato e avvolto in un telo di plastica, riverso in una zona rurale tra Avola e Noto. Un vero e proprio giallo sul quale è stata eseguita un'intensa attività investigativa che ha fatto emergere elementi di reità a carico del presunto autore dell'omicidio, ma anche nei confronti di Loreto per avere procurato l'arma del delitto. Il provvedimento cautelare a carico di Loreto riguarda i reati di fabbricazione e vendita di armi clandestine, detenzione illegale di armi e munizioni, porto illegale in luogo pubblico di armi e munizioni, ricettazione di armi e munizioni. A conclusione della discussione, il giudice per le udienze preliminari si è riservato sulla richiesta di condanna nei confronti dell'imputato, per il quale la difesa, al contrario, si è battuta per far emergere la sua estraneità ai fatti oggetto della contestazione. Vicenda Villa Rizzo, una vicenda che da un po' si trascina, una vicenda sicuramente intricata. Questa mattina in tribunale l'udienza. Vediamo. È stato discusso questa mattina dinanzi al Tribunale del Resame il reclamo proposto dalla Procura della Repubblica di Siracusa avverso il rigetto del sequestro dei beni della clinica Villa Rizzo. La difesa dell'azienda del dottor Rizzo intanto ha svolto indagini difensive sul conto dell'amministratrice della TD Medical. L'amministratrice della TD Medical è ufficialmente una dipendente ASP dal 25 giugno 2012. Ha dichiarato il 25 giugno 2012 di non avere nessuna incompatibilità per poter instaurare un rapporto di lavoro con l'ASP di Siracusa. L'incompatibilità nasce nel momento in cui tu, dipendente pubblica, hai un incarico di amministratore di una società di attrezzature mediche che è privata. Ha fatto più di 5 atti qui nel processo civile fallimentare all'interno, più ha richiesto dei sequestri dei beni della TD Medica al fine di non permettere alla clinica Villa Rizzo di poter esercitare l'attività sanitaria. Bene, con questo è tutto, era l'ultimo servizio, il telegiornale si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di programma.